stampa? Per le comunicazioni tra le quali è stata convocata questa conferenza stampa. Volge il termine una stagione che per noi è stata straordinaria, vissuta con una eccezionale intensità e ci ha riservato delle emozioni incredibili. Un sincero ringraziamento da parte mia, ma anche da parte di tutto il mondo sportivo cremonese, va naturalmente al presidente Aldo Vanoli per l'ennesimo sforzo economico e di tempo che ha dedicato alla società quest'anno e a tutti gli sponsor che hanno consentito di ottenere questo risultato. Un grazie particolare va da parte mia e da parte di tutti noi a tutta la nostra organizzazione, a quella che a noi piace chiamare Vanoli Family, ossia tutte le persone che ruotano intorno al mondo del basket Vanoli. Un ringraziamento particolare al nostro general manager Andrea Ponti, che assieme al nostro staff tecnico Cesare Pancotto, Paolo Lepore, Roberto Spoto, ai nostri fisioterapisti Daniele De Palma e Augusto Bagnoli, al preparatore Jacopo Torresi e al dottor Manzini e a tutti quelli che mi sono dimenticato di menzionare e che comunque hanno lavorato acremente sotto la luce dei riflettori o comunque dietro le quinte per l'ottenimento appunto dei risultati. Un ringraziamento particolare va anche a tutti i nostri ragazzi che ci hanno dato delle emozioni straordinarie e che hanno dimostrato un attaccamento alla maglia veramente, credo, fuori dal comune. E hanno creato un gruppo fantastico e alla fine per un soffio è mancato un risultato che poteva essere straordinario e che comunque rimane eccezionale per la nostra realtà. Eravamo partiti a inizio anno con l'obiettivo di salvarci all'ultima giornata, pensavamo di doverci giocare al posto di quanto faranno Pesaro e Caserta domenica l'ultimo posto per la permanenza in Serie A l'anno prossimo. L'abbiamo fatto con 10 partite di anticipo rispetto a quanto c'eravamo previsti. Questo è la dimostrazione del lavoro svolto, della professionalità delle persone che sono all'interno della nostra società e del lavoro di gruppo che ha premiato con un risultato altrettanto straordinario. Chiudo dicendo che ci saremo anche l'anno prossimo, lo faremo sempre con il nostro budget sostenibile, sempre con i nostri mezzi, e mai facendo il passo più lungo della gamba, sfruttando le potenzialità e la tenacia di tutte le persone che lavorano all'interno del nostro ambiente. E a questo punto lascio la parola al presidente Aldo Vanoli per le comunicazioni in merito alla prossima stagione. Cosa dire? Innanzitutto ringraziamenti li ha fatti, penso più che bene Davide. Questa conferenza stampa è stata indetta per innanzitutto per informare, cioè per dirvi che ci sarà un proseguo, eccetera, come già detto Davide, e per questo inizio la prima cosa è l'aver confermato con un contratto, con un biennale, il nostro coach Cesare Pancotto, e quindi questo è già un segnale del progetto che va avanti e altra cosa importante, altro segnale importante è che entreranno a far parte della società nuove persone, nuove aziende entrano nella società e quindi questo è un segnale chiaro e forte che c'è un progetto che va avanti e sia per la prima squadra e in particolare anche per le giovani, per le giovanili. Del resto, non so se avete qualcosa da chiedere. Ci sarà, scusate, un aggiornamento del consiglio di amministrazione nel quale entrerà Alberto Pontevichi, che ringrazio personalmente a nome mio e a nome del presidente Vanoli, che grazie alla sua passione
grazie alla sua dedizione, grazie al suo contributo economico in particolar modo, ma anche alla professionalità delle persone che ha portato all'interno della nostra società, entrerà appunto a far parte del consiglio di amministrazione della prossima stagione. Cesare? Sì, beh, io volevo ringraziare Noli, volevo ringraziare Mossati e Pontinichi per la fiducia, per un uomo sentire quello che io ho avvertito epidermicamente in questi giorni ha un valore superiore a qualsiasi tipo di altra considerazione. Questi uomini mi hanno fatto sentire come più dell'anno scorso importante per questo progetto, e questa per me è una gratificazione e di questo vi ringrazio, perché le emozioni non hanno prezzo, non si materializzano, sono cose che restano dentro. Mi piace pensare che la continuità delle 51 partite in questi 17 mesi passati, 51 più 1 partite, abbia avuto un significato anche e soprattutto per loro, perché hanno visto che nel mondo dello sport, del basket, c'è gente che ha passione, che ha cuore, che si vuole identificare in una società, e questo l'abbiamo dimostrato tutti noi dello staff, a maggior ragione ancora di più i nostri 11 eroi di questa stagione, tutti quelli che ogni giorno buttano una goccia di sudore perché la famiglia Vanoli abbia rappresentatività. E quindi c'è stato un comune accordo. E la continuità, per quello che mi riguarda, ritengo che sia un elemento fondamentale nello sport. Basterebbe vedere chi nel corso degli anni ha avuto successi relativamente o compatibilmente agli investimenti che fa, per poter dire che continuare vuol dire avere fiducia reciproca, avere la stessa voglia e la stessa volontà. Quest'anno abbiamo ottenuto grandi risultati perché sin dall'inizio è stata chiarezza nel rapporto tra la società e le altre persone, tra gli obiettivi e il budget sostenibile, e c'è stato soprattutto tre parole che vi ricordo: lavoro, idee e coraggio. E questi sono stati elementi su cui noi abbiamo lavorato tutta la stagione, nella scelta degli uomini, nella scelta durante le partite, e siamo stati ricompensati dalla salvezza, dalla Final Eight, dal secondo posto come giocatori italiani, che è un valore importante nel basket moderno, ve lo assicuro. Il fatto delle 6 vittorie fuori casa che alza un po' l'asticella, no? Personalmente, di essere diventato un allenatore con più panchine, e speriamo che sia ancora di più nel futuro. Quindi tutto questo ha fatto parte di quel lavoro su cui ognuno di noi ha lavorato. La condivisione è stato un altro elemento, e in questo rendo merito a Andrea Conti, al mio staff, a Paolo Lepore, a Spoto, piuttosto che a Torresi, a tutti quelli che sono stati nominati allo staff medico, perché hanno supportato una stagione che, quando c'è successo in una stagione, sembra che sia stato tutto così. Invece vi assicuro che dietro a questa punta della piramide c'è stato un lavoro sotterraneo veramente importante, veramente fondamentale. Di questo devo dare atto e rendere merito ai miei collaboratori. Stiamo chiudendo un anno, quindi poter parlare già di futuro è una cosa meravigliosa. Credo di avervi detto che uno dei miei più cari amici, a 85 anni, aveva piantato 5.000 ulivi, con un senso di futuro. Quindi ecco, mi sembra bello poter dire che mentre sta finendo una stagione si sta già aprendo una finestra verso il futuro. Farne parte è motivo di orgoglio e onore che mi sento di rappresentare per la Vanoli e per la città di Cremona. Alberto? No, io sono l'ultimo arrivato. Benvenuto. Nel senso, l'ultimo arrivato. E quello che ci ha un po' fatto decidere di partecipare a questa avventura è stata questo entusiasmo che ci ha contagiato, questo entusiasmo che ci ha legato anche i rapporti personali, che non solo professionali. Perciò la decisione di aderire a prossimi progetti, siamo disponibili a aderire a nuovi progetti, siamo disponibili a giocare tutta la nostra competenza, professionalità imprenditoriale dentro un progetto, anche un progetto sportivo. Perciò noi cercheremo di riorganizzare, di sistemare alcune situazioni, alcuni momenti di luce e ombra che ci possono essere nell'organizzazione,
per avere sempre una maggiore gestione di quanto stiamo facendo. Questo tipo di lavoro, insomma, questo tipo di appartenere a questa società sportiva ci è consono. Io lavoro nella mia azienda con lavoro di squadra, cioè io percepisco l'attività che sono attività di squadra. Cioè, cito, ma perché in Cesare del Pancotto ho dovuto fare una giornata di team building nella mia azienda ed è rimasto proprio, i collaboratori sono rimasti entusiasti di questa attività, proprio di lavorare in un'azienda come una squadra. Perciò questo ci sta accomunando sempre di più anche come dinamiche di lavoro di squadra e lavoro dentro te. Noi non abbiamo nessuna presunzione di poter cambiare il mondo, ma ce la metteremo tutta per giocare tutta la nostra volontà, la nostra partecipazione a questa nuova avventura. La nostra azienda, penso ormai la conoscete, è un'azienda giovane, un'azienda dinamica, vogliamo fare le cose in qualità, vogliamo fare le cose fatte bene, come devono essere fatte, e vogliamo anche questa partecipazione sia una partecipazione fatta come Dio comanda, insomma fatta adeguatamente. Noi ce la metteremo tutta anche per cercare di superare, non dico una sticella come dici tu, cioè non bisogna mai fare la sticella più lunga di quanto noi non possiamo saltare, però la sticella come non possiamo tendere, cioè un budget sostenibile, degli obiettivi credibili e costruire appunto anche una società forte che possa reggere nel tempo e portare avanti anche l'esperienza di un basket cremonese. Io sono cremonese doc, basket cremonese che spazi, che non sia solo magari la grande squadra, ma sia un basket anche del mini basket, basket dei giovani, basket delle relazioni, delle reti. Oggi si parla molto delle reti sociali, reti imprenditoriali, distretti di rete, cioè anche delle reti territoriali che possono veramente sostenere il basket cremonese. Abbiamo visto tante idee, tante creatività, tanto entusiasmo in questo momento qui, che cercheremo di trasformarlo in attività quotidiana e sperando di proseguire in un'attività di successo, insomma, come è stato quest'anno. Quest'anno è stato eccezionale. Mi fermo qua. Prima che vi facciate illusioni di qualsiasi tipo, il nostro obiettivo rimane una salvezza, possibilmente da conquistare con l'anticipo di quanto che abbiamo conquistato, con la quale abbiamo conquistato la salvezza di quest'anno. Quindi è stata una stagione eccezionale. Le nostre possibilità e le nostre disponibilità rimangono per allestire una squadra che possa lottare pienamente e a titolo per la salvezza. Non facciamoci illusioni particolari su quello che è stato il campionato di quest'anno. Ci auguriamo di ripeterlo, naturalmente, ci mancherebbe. Assolutamente. Io inserisco un altro passaggio. Noi volevo coinvolgere anche tanti altri imprenditori, cioè questa rete di imprenditori appassionati di basket, che insieme ci mettiamo a disposizione per la famiglia Vanoli. E questo deve essere un passaggio forte anche per gli imprenditori, che anche attraverso il basket c'è un ritorno commerciale, un investimento se ha dei ritorni. E su questo noi stiamo organizzando anche tante iniziative nuove proprio per avere anche dei ritorni, non sono solo ritorni locali, ma ritorni anche un territorio un po' più ampio, perché la Vanoli Basket è in Serie A e gira tutta Italia, perciò siamo cercando anche sponsor di un certo livello, che non sia solo a livello locale, ma a livello un po' più ampio, a livello nazionale. Però questo è tutto dei tentativi che si stanno facendo, ma ci sono dei buoni presupposti, vediamo se le cose finiranno, come ce la metteremo tutta per raggiungere gli obiettivi. Quest'anno è stato un anno particolarmente positivo, si è deciso di partire molto presto, molto in anticipo, si è lavorato bene su un gruppo di italiani e anche un gruppo di americani, credo che sia la squadra che ha cambiato meno quest'anno. Sotto l'infortunio di Marco, sì. Esatto. Quindi insomma si è data una certa continuità. L'obiettivo è quello di ripartire ancora da un forte gruppo italiano o di cercare una nuova strategia in questa stagione? L'obiettivo è quello di ripartire con un buon o forte gruppo di italiani. Comunque queste sono cose che poi si vedono, c'è lo staff, c'è il coach, quindi l'idea è quella. La volontà è quella, dipenderà anche da che cosa troviamo, da che cosa può offrire il mercato.
del gruppo di quest'anno avete già qualche cosa, visto che si parlava, insomma, per ripartire da qualcuno, farlo da capitano Vitali, che credo sia un simbolo per la squadra. Dire, in teoria si vorrebbe ripartire con tutti, in pratica adesso vediamo quello che è fattibile. Avete visto già l'anno scorso quante sorprese ci sono state dall'inizio, quindi ci vorrebbe confermare una parte, adesso vediamo un attimino, cioè non è così semplice rispondere. La prima certezza ce l'abbiamo, eh? Sai cosa si può dire, Fabrizio? Siamo diventati attraenti, ecco, questo nel senso che tutta Italia ci ha riconosciuto la coerenza prima di ogni altra cosa, no? Di aver fatto una scelta, di essere andati dritti. E se abbiamo ottenuto dei successi non perché abbiamo cambiato o perché siamo stati fortunati, perché abbiamo deciso di andare là. La seconda cosa che ci contraddistingue è che abbiamo non detto, abbiamo fatto. Quindi abbiamo fatto giocare gli italiani, abbiamo fatto una squadra di italiani e questo ci ha permesso il secondo premio. Ma non era obbligatorio far giocare gli italiani, quindi in questo c'è stata la nostra volontà di farli giocare. E quindi questo nel nostro meccanismo, visto sia i proseliti che il presidente della federazione fa nel voler far giocare gli italiani, Cremona, la Vanoli, ha fatto giocare gli italiani, non ha fatto proclami. Quindi siamo diventati attraenti sotto questo aspetto. Manterremo questa idea di attrazione, perché come l'anno scorso noi non abbiamo preso giocatori che venissero per lo stipendio, abbiamo preso giocatori che venissero per la salvezza e per la loro gloria. Esserci riusciti in tutti e due i casi ha aumentato questa disponibilità. Quindi anche le telefonate che stiamo ricevendo, che Conti sta ricevendo, che la società sta ricevendo, vanno in questa direzione. Adesso mettere nero su bianco è ancora tutto un po', stiamo ancora per chiudere la stagione, però siamo molto soddisfatti di questi ragazzi che ci hanno accompagnato in queste 30 partite. Voglio chiedere anche io qualcosa, se possiamo sapere quanto costa un campionato, una stagione della Vanoli, visto che si è parlato di bilancio e di bilancio sostenibile, e appunto quant'è il bilancio sostenibile più o meno, e nella classifica delle società di Serie A, da questo punto di vista, come si colloca la Vanoli, se avete informazioni ovviamente rispetto al bilancio delle altre società, evidentemente. Non abbiamo... Sì, questi sono che comunque... il bilancio va da giugno e non è difficile, cioè, no, infatti... è difficile quantificare quanto sia sapere come siano i bilanci delle altre società parlando del nostro, diciamo, è pubblicato, quindi adesso le cifre esatte non le ricordo, sono tanti sacrifici, tanti sacrifici, perché ci sono dei sacrifici che non sono scritti nei numeri. Cioè, sacrifici, non parlo sui sacrifici economici, ma di chi ha operato gratuitamente, di chi è stato vicino alla società, quindi diventa, ripeto, o di chi ha contribuito con sponsorizzazioni in natura, come può essere la Bossoni che ha dato, quindi è un calcolo che faremo qui adesso a fine campionato. È sicuro che poi c'è sempre qualche sorpresa. Cioè, l'ultimo momento. C'è una graduatoria sulla gazzetta di un po' di mesi fa che stila tutti i bilanci, gli obiettivi di ogni società di banche, Armani, il primo Armani. Non siamo agli ultimi. Comunque, partendo dalla fine, siamo tra le prime tre, se siamo sul podio.
Siamo sostenibili. Siamo sostenibili. Dal punto di vista organizzativo, uno dei punti chiave sarà il discorso delle strutture, no? Sempre parlare, insomma, sono tante squadre che l'anno prossimo hanno avanzato richiesta di giocare competizioni nazionali e competizioni anche internazionali all'interno di questo palazzetto. Qual è la vostra idea, come la vostra idea di lavoro da qua in poi? Stiamo lavorando con l'amministrazione, siamo in contatto con l'assessore allo sport e l'ufficio economato per cercare di trovare una soluzione che possa soddisfare le esigenze delle società sportive cremonesi. Ancora nulla è definito, però siamo consapevoli del problema. Purtroppo è capitato il danno dovuto alla neve per la statua della Pumì. Siamo molto contenti tutti in società per i risultati ottenuti comunque da una società che fa parte del territorio cremonese, che contribuisce a diffondere i valori dello sport, i valori dello sport cremonese. Ci auguriamo che vincano lo scudetto, che per Cremona sarebbe veramente un risultato straordinario. Che poi a Cremona lottiamo con la mancanza di strutture, perché dovrei pensare anche ai giovanili. Nel basket a Cremona mi sembra ci siano, non voglio dire, migliaia o forse più di giovani che hanno, tra virgolette, problemi, parlo del basket, per le strutture. Purtroppo le strutture del Comune di Cremona sono questa e sono una palestra spettacolo, le strutture omologate per disputare le gare di campionato. Non c'è altro, cercheremo di starci tutti, staremo molto stretti e valuteremo, stiamo valutando appunto con l'amministrazione. Quanto è lontana l'idea, parlo di idea, non parlo di progetto, perché immagino c'è un'idea per tutti, quella di creare una nuova struttura a Cremona, secondo voi? Sarebbe un sogno, sicuramente, molto difficile da realizzare, ma sarebbe un sogno. Non è stato realizzato nei momenti in cui Bocconi, eccetera, almeno per sentito qualche anno fa, era fattibile. Adesso sia i comuni che tutti i comuni hanno questi problemi di base, quindi dobbiamo adattarci a quello che c'è. Purtroppo tutti hanno in mente il discorso di Vanoli, di Pomì e di Juvi, che sento parlare sul giornale. Purtroppo non è solo legato alla prima squadra che gioca il sabato o la domenica, il problema è legato alle tempistiche degli allenamenti, è legato agli allenamenti delle squadre del settore giovanile. Noi abbiamo 4-5 squadre del settore giovanile, l'anno prossimo vogliamo aprire anche al mini basket. Gli spazi temporali purtroppo anche di utilizzo sono limitati, perché i giovani vanno a scuola e quindi possono allenarsi solo dopo una determinata ora. Diventa molto complicato cercare di far combaciare tutto. E poi anche, lo sapete meglio di me, che anche i giovanili, non facendo il campionato provinciale, quindi devono giocare di sabato e di domenica in una struttura omologata. Diversamente non si può. E non fanno il campionato provinciale, facendo un campionato regionale o interregionale. È un bel problema. Comunque ci non lavorando. Esistono ci problemi, la soluzione, troveremo la soluzione. Non ci sono altre domande? Grazie. Sì, poi anche perché diversamente se diciamo tutto adesso poi non ho capito, ne faremo anche qualcun'altra poi l'estate si prova. Alla prossima. Primo obiettivo raggiunto, diciamo, giusto? Pancotto, primo obiettivo raggiunto. Era la pubblicità, no? Pancotto, no? Era facile.